Oggi c'è una situazione di crisi che tutti conoscono e di alta tassazione sul lavoro, per cui le imprese fanno fatica a concedere degli aumenti salariali in forma monetaria ai lavoratori. Quindi moltissime imprese cercano di migliorare le condizioni di vita dei lavoratori o comunque sostenere la difficoltà di vita dei lavoratori comprando direttamente sul mercato dei servizi che poi danno gratuitamente ai lavoratori. Il problema è che comunque l'azienda deve trovare dei soldi per pagare questi servizi. Dove si prendono? Le aziende che vanno bene ovviamente le prendono dai propri utili, dai propri bilanci. Ci sono piccole aziende che hanno difficoltà a fare questa cosa. Una di queste piccole aziende si trova in Puglia e c'è una catena di supermercati, di piccoli supermercati in provincia di Bari e di Brindisi che si chiama S Grande. Buongiorno gentili colleghi, vi informo che stiamo aprendo al pubblico. Vi auguro una buona giornata. Una società alquanto giovane, nata nel 2009, ma frutto di un'esperienza trentennale nella distribuzione organizzata. Abbiamo creato un nuovo format, appunto uno dei primi, che è dedito alla qualità e all'eccellenza della merce, legata soprattutto alla professionalità nel servizio, nella coccolare diciamo, il cliente. Siccome il management di questa catena di negozi ci tiene alla qualità, un buon rapporto con i lavoratori, hanno deciso di acquistare dei servizi da dare ai lavoratori. Ma dove prendiamo i soldi? Siccome la situazione di crisi, i bilanci di tutti sono piuttosto malandati e compressi, io ho suggerito un'idea che è di coinvolgere i lavoratori nella riduzione di alcuni sprechi dentro il supermercato. Riducendo lo spreco si produce del risparmio. Questo risparmio può essere usato per fare un piccolo fondo e distribuire questo fondo ai lavoratori stessi. Questo processo di cambiamento lo abbiamo pianificato prendendo un anno solare come obiettivo finale, perciò siamo partiti i primi giorni di giugno con questa comunicazione massiva a tutti i nostri dipendenti, dando uno schema ben preciso. Ho dato una metodologia che è una metodologia industriale molto evoluta, che si chiama cost deployment, cioè analisi dei costi, una metodologia molto strutturata che parte dalle voci di bilancio. Hanno fatto delle riunioni con i tecnici dei responsabili dei supermercati e hanno individuato in quale voci di bilancio si annidano la maggioranza degli sprechi. A quel punto hanno trovato due o tre idee guida dove con un po' d'attenzione si potrebbe ridurre di molto il consumo di questi oggetti, energia, carta, plastica, eccetera, e su questo hanno fatto una campagna di sensibilizzazione dei lavoratori. Mensilmente diamo i risultati ai nostri dipendenti, perciò li coinvolgiamo anche nei risultati, perciò diventa come una gara, no? Nel voler concorrere alla riduzione degli sprechi, perché diamo il dato dello scorso anno e il dato di questo anno per capire quanto realmente siamo risparmiando in termini di sprechi. Ci sarà una distribuzione tra l'altro di questionari che permetteranno ai dipendenti di scegliersi il loro benefit finale e poi in una convention generale saranno comunicati i dati finali ottenuti per questo primo step annuo con la distribuzione di questa cosiddetta fantomatica scatola del welfare attraverso tutti i dipendenti. Nella pianificazione, logicamente, come tutte le pianificazioni, nascono dei confronti. Abbiamo voluto condividere in primis con i responsabili di punto vendita e le responsabili la nostra idea coinvolgendo loro e attraverso loro coinvolgendo il resto del personale. Siamo stati molto aiutati dai responsabili di punto vendita che hanno inculcato nei propri collaboratori questa idea aziendale. Difficoltà strutturali non ce ne sono tante perché i supermercati hanno tutto sommato un controllo molto preciso delle merci, delle giacenze di magazzino, questo per via degli scontrini di cassa, no? Evidentemente, siccome la cassa è basata sulla lettura pezzo per pezzo è abbastanza facile. E la questione è culturale, cioè sia i gestori, cioè i capi dei negozi, che loro chiamano i gerenti responsabili di ciascun negozio, ma al limite anche il personale operativo, cioè il salumiere, il panettiere, quello che fa, che vende la verdura, la cassiera, e sono stati coinvolti non solo nella gestione ordinaria
delle merci, ma anche in un discorso di costi, di controllo dei costi, quindi un discorso amministrativo. Abbiamo fatto dei corsi di formazione e comunque anche qui la chiave di volta è il coinvolgimento sistematico delle persone. Abbiamo avuto una riunione con il nostro direttore e ci ha spiegato che dobbiamo effettuare, diciamo, un cambiamento nell'ambito lavorativo, che sarebbe risparmiare il quanto più possibile, tipo una luce che non potrebbe servire, oppure risparmiare sulla pellicola, invece di fare due giri di pellicola, uno solo, risparmiare la carta. Noi abbiamo due tipi di imballaggi diversi, che possono essere o plastica o carta. Quindi la differenza, alla fine, la carta la chiudiamo semplicemente, viene semplicemente chiusa in questa maniera, ed evitiamo anche l'involucro della pellicola intorno, quindi solo carta, quindi alla fine già è un, diciamo, un risparmio, tra virgolette. La vaschetta, in realtà, essendo anche plastica, comunque quando si va a chiudere la vaschetta necessita per forza del giro della pellicola, altrimenti va a finire che si riapre, quindi è plastica più plastica. Quindi in questo caso il cliente è anche più contento quando gli diamo la carta, insomma, ha meno plastica da smaltire e abbiamo meno costi noi, praticamente. Sicuramente si deve ancora maturare, però stiamo avendo dei risultati. Noi abbiamo ridotto la fornitura di determinati prodotti di consumo, naturalmente, e abbiamo comunque notato che pur ordinando meno, comunque riusciamo ad effettuare le stesse cose che facevamo prima. Anche nell'acquisto della merce. Noi, la merce, naturalmente intendo prodotti che poi vanno come vendita al nostro cliente. Acquistiamo un pochettino meno in modo tale che loro hanno sempre roba fresca, perché così significa non buttare roba, perché se si avvicina la data di scadenza è normale che noi quel prodotto lo dobbiamo buttare, quello è uno spreco. E quindi acquistando un pochettino meno noi riusciamo a gestire anche questo. Ad oggi questo progetto Welfare, partito il 1 luglio 2014, in questo primo bimestre, anzi tre mesi, ci ha dato un risultato economicamente pari a 10.000 euro di risparmio sullo spreco. In proiezione, considerando che parliamo di mesi dove sia l'attenzione del dipendente è un po' inferiore visto il periodo di ferie e il periodo estivo, e andando verso i periodi di maggior afflusso, perciò di maggior produzione di costi, perciò dove possiamo intervenire per ridurre gli sprechi, la proiezione che noi speriamo di ottenere e cercheremo in tutti i modi di ottenere a fine anno sarà di intorno ai 60-70 mila euro conclusivi, che potrà dare un beneficio medio a dipendente di 500 euro.